Siamo finalmente arrivati alla quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia, edizione 2024. È la puntata dove tre coppie iniziano la loro convivenza, mentre la novità, la quarta, finisce la loro luna di miele a Lecce. Quali sono le novità di questa nuova puntata su Discovery Più e poi successivamente su Real Time? Molto poche, anzi, solo alcune conferme. La prima è che la coppia toscana non è assolutamente compatibile. Parliamo di Benedetta ed Enrico. Loro non è amore, è guerra. Pensate che durante la luna di miele, in una bellissima location, sono trascorsi tutti i giorni a litigare. Quindi per loro, dopo la luna di miele, non c'è assolutamente nessuna convivenza. Insomma, una coppia già scoppiata, fallita già all'inizio del reality. Ma ovviamente tanti di voi si chiedono: ma questi benedetti esperti come hanno abbinato questi due ragazzi? Le altre due coppie hanno una convivenza non di persone innamorate, ma come semplici amici. Sì, perché le coppie si frequentano, parlano, ma tutte e due hanno i freni. Nessun bacino o momenti dolci fra di loro. C'è qualche cosa che forse sta nascendo tra Fabio e Ilaria, ma nella quinta puntata è solo a uno stadio embrionale, iniziale. Poi arriviamo alla luna di miele a Lecce, si attraggono sempre di più come una calamita. E sembra, negli ultimi giorni della luna di miele, che la coppia fa ben sperare in un possibile risvolto positivo della relazione. Comunque, questa edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia manca una coppia che ci fa sognare il grande amore, una coppia che vive dei momenti unici, come quello di sentire le famose farfalle nello stomaco. Insomma, vedremo nelle prossime puntate. Mi raccomando, commentate il video e, come sempre, non costa nulla, iscrivetevi al canale e attivate la campanella.